Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Di Colombiano a giocare con l'Inghilterra. Stiamo andando sempre più veloci, stiamo prendendo la Costa d'Avorio, stiamo anche attaccando Jolof. Voglio anche prendere probabilmente una presenza commerciale potente qui a Timbuktu perché è interessante. Voglio anche cominciare a fare un po' di... Che cos'è questo? Ok, non me ne frega nulla. Cominciamo a fare una spia anche in olio perché qui, se non sbaglio, c'è sta un bellissimo trade center. Io devo avere la presenza commerciale più grande possibile qui perché mi frego tutto il commercio che arriva da praticamente tutta l'Asia. Ok? Appena i portoghesi cominceranno a colonizzare là, me frego di tutto e di più. Siamo quasi arrivati ad avere la colonia del Messico. Sto aspettando che finisca un core. In più, stiamo per cominciare a fare i zompi verso l'India. Wolof, finalmente ho vinto. Perfetto, quindi è sbarcato anche con Portugal. Cerchiamo di non farci fregare la costa, perché sennò è una tragedia. Ok, speriamo che non lo occupa il Portugal. Perché in realtà Portogallo ci potrebbe fare il core. Ok, comunque sì, sta arrivando il Portogallo, stranamente. Ok. È finita la Dage War. Ok, senti, qui, che è una trade company. Local trade power, local production efficiency. O local goods, sono buoni tutti e due, devo fare tutti e due. Quindi qua faccio intanto questo. Ok. Ah, ok, no, il Portogallo non lo vuole. Ok, perfetto. C'avevo paura per niente. Qui c'è la flotta del Jolof. Qui devo stare attento e devo fare la Diplomatic Technology. Eccolo, il Messico. Il Messico. Questo qua sarà... No, Central Indian Company è brutto, cacqua. Come sarà? Sarà tipo... Vabbè. Mesoamerican Company. Dai, why not? Private Enterprise. Così magliamo i biggest money. Vedi, quando questi... intanto, if the following condition are met, maghiamo 10% of goods produced. Quindi attenzione. E se non sbaglio, dovrebbe pure aumentarmi il limite delle navi e delle truppe, insomma, di queste cose qua. Quindi, qui abbiamo fatto, perso tutta l'unrest e qualunque cosa che c'era di problematico. Mo' i corsi li fanno loro. Andiamo qui. X vince. Andiamo qua e gli facciamo send give subsidies. Almeno 2 euro per 50 anni glieli diamo. Poi volevo vedere. Non ho beccato manco una miniera d'oro ancora. Ok, niente. Va bene. E mo' tocca a te Kachak Temal, che è alleato del Sozil. Ok. Ok. Va bene. No diplomat to send. Niente. Aspettiamo un attimo. Qui ancora non è arrivato il colonist. Ok, mo' che è arrivato il colonist, lo richiamo subito. Non è molto efficace come cosa, ma voglio tappare il buco della Louisiana qui, prima che qualcun altro invece fa la colonia. Ok. Bea Fada. Che Bea Fada è occupata dal nemico. Cioè, occupata da me, in realtà è una colonia che c'hanno questi qua dei Jolof. Ok. Qui mi stanno a occupare una provincia e niente, così mi fanno ballare il mercante. Maledetti. Ok. Pacific South America. Beh, insomma, non è che hai esplorato molto. Explore Atlantic South America. Ah, questo mi ha fatto vedere. Ah, pure Perù. Mamma mia, qua devi correre contro i portoghesi, sennò questi si prendono tutto loro. 63 giorni. Ce la dovrei fa. 5 giorni, posso dire la guerra di Chiacchte, ma lo aspetto che questi ragazzi finiscono i core senza che vanno a 100% di sovraestensione. Non lo so, cacqua. Vabbè, ma famola la guerra di Chiacchte mal, così mi tolgo. E il Sozil. Ok, Mettiamoci però un generalino, dai. Ci metto un conquistador. 5 de shock. Cioè 4, scusate.
Oh no, The Fire, anzi, meglio ancora. Timbuktu pure è un nemico. Portogallo viene perché sta sicuramente vicino a Timbuktu. Quindi il maledetto gli va a devenire. Che ho ammazzato Zozil subito. Genè. Teotitlan ha dichiarato guerra alla mia trade company. Cioè alla mia private enterprise. Sono matti. Pensano di vincere. Con 12.000 cristiani. In realtà probabilmente vincono. A meno che io non faccio così. Ma non posso perché questi sono protetti dal fatto che stanno via terra. Così me li fanno. Me li vassallizzano. Così me li vassallizzano con la Flower War. A meno che non riescano a fare truppe. Ok, vabbè, intanto ho scoperto l'Atlantic South America, coste, in realtà sono queste isole qua. Ho sbagliato, ho perso la lingua di Ignes, vaffanculo. Atlantic South American sì. E niente, allora non la faccio. Allora sviluppo. L'Austria 3 riforme ha fatto, Non sta messa male. Ho sbagliato con l'innovativo, è stato un pollo. Ok. Ovviamente tre compagni. Senti, Genetti in Timbuktu, sta gente qua, devono tutti uscire, Non prendo niente. Ecco, Ashanti, questi sono praticamente gratis perché spawnano da nulla in una terra vuota. Portogallo intanto che sta fa? Sta fermo, ok, sta fermo. Mi sa che posso insultare qualcuno, quindi facciamo tornare a quello che gira gli alleati. E insultiamo la Francia. Oh, Duzia! Ah! Ok, ecco qui. Paghiamo un prestito. Ma mancano due prestiti. 17.000 selvaggi mi stanno a prendere sto... Ma questo è... No, Royal Canada. Non stanno facendo truppe questi? No, Meso American Company c'hanno un K. C'hanno un K. Non possono vincere, quindi. E che succede con Flower War? Hanno beccati i selvaggi questi. Ok. Levati dall'esercito di Jolof, magari. Ok, sì. Sasquane Choc è finita la tregua. Chi sono i Sasquane Choc? Sono questi lontani sicuramente. No, non è vero. Senti, ma le nape? Le nape... Le nape muore. Va bene, tiè. Più si fa, meglio è. Scusatemi. No, non era questo. Oh, però questo lo posso via. Quindi tutti e due. Ok, va bene, vai qua. Ok, due province in più di quello che avevo previsto. Mo è un macello questo ragazzo, scusami, Flower War, mo mi fa un casino. 160 giorni. Mo lo scorderò sicuro. Mo lo scorderò sicuro. Che idea faccio la prossima botta? Denmark, France... Le idee navali devo fare. Le idee navali, mi sa. C'è una missione che devo fare, idee navali. Sierra Leone è quasi finita la tregua. Questi un mese e mezzo per unirsi all'esercito. Ok, senti, fammi qualche altro... beh. C'era coso. C'era l'avorio. Ho quasi maxato i punti Divlo. Ok, invece di sprecare sta roba, andiamo qui. Intanto qua dove puoi potenziare i centri commerciali che ancora non ho fatto. Local, Dev, Gloucester, lo portiamo più avanti possibile. Lo portiamo pure a 10, tiè. Perfetto, perfetto. Quindi non sto più oltre, vicino al limite. Scozia colonialismo. Ma ancora mi dai i soldi l'Austria? Sì, sì, sì. All'Austria ho menata, calcola. Gli ho menato con questo noleggio sharing,
Qui hanno vinto, hanno vinto. Mo' questi cominciano a uscire dappertutto. Ci stanno pure degli eserciti della Castiglia. Non lo so che stanno a fare. Senti, qui fammi sparare perché sennò... Ah, mi mancano i cannoni. C'ho troppi pochi cannoni. Niente. Altro? 0,25 a Gloucester, mo che ho sviluppato. 41, è morta la regina e mo c'ho un consiglio di reggenza. 4 anni prima arriva Henry VIII. Quindi non posso dichiarare guerra col consiglio di reggenza. Ah, invece sì. Così a caso. A caso, hanno deciso che va bene. Dicembre, ce la faccio? 44 giorni? Mamma mia, sono perdo rosico. Ok, i selvaggi sono passati, eh. Senti, a qui se faccio così... no, devo essere io. Niente, aspetta. Fammi un po' la spia. Ok, tiè. Ho vinto la serie di... Ah no, ho perso la serie di Wolof. Ok. Ha finito di esplorare. Explore. Atlantic South America. Tocca capire se ho visto La Plata. Che magari mi frega una colonia. Loro mi hanno fregato il Cavo di Buona Speranza. Io mi frego La Plata. Non si finisce qui, eh. Ok, gennaio, mamma mia, non stavo per scordare. Ok, eccolo qui. Un altro gruppo di idee. Allora, prima di tutto valutiamo i mix. Le idee navali, che mix c'hanno? Global Naval Engagement Modifier, quindi dovrebbe essere, c'hai praticamente 20 dei combat width in più con le navi. State Maintenance, Liberty Desire, Subject per Development, non è niente male questo in realtà. Cioè, mo, scherzi a parte, non è male. Ed è marittima invece? Con l'expansion più 33% di navi, ammazza! Più marines, più marinai, riparo più navi e mantenimento di marinai in meno, 50% di navi in più, mamma mia, ma quante navi fai? Ship cost 10%, admiral cost, più combat width per le navi, blockade efficiency, fleet movement speed più 1, mai visto, ragazzi, eh? Se possono riparare nelle zone costiere, ammazza, ma che è, oh! Invece qui, morale degli eserciti, heavy ship 20%, 10% delle... Mamma mia, c'è di tutto qua. Ragazzi, in realtà c'è di tutto qui, eh. C'è di tutto. Però pure trade. E dove fai trade? Global trade power 20%. Vabbè. Merchant trade power. Trade steering. Mamma mia. Expansion, trade efficiency e trade steering. Mix sul diplo. Mi sa che io il mix sul diplo già ce l'ho però. Dov'è? I mix non lo so mai dove sta. Ok, il mix sta sul diplo, quindi non conviene. Dove sono un punto diplomatico, quel mix lo voglio lasciare. A meno che mi metto a fare tipo idee di quantità, però forse... Senti, ma perché mi servivano idee navali o marittime? Credo che in realtà sia tassalocrazia. Quindi mi serve. Mi serve una di queste. Ho idee marittime o idee navali. Mercante, 10% del light ship cost, army tradition, diplotech 5% in meno e magari pure la tassalocrazia come riforma del governo. Non è male. La voglio provare. La voglio provare. E allora fammi le idee navali. E da navale, dai ragazzi, siamo in Inghilterra. Combat penalty quando scendi dalla nave. Galle combat ability. Ragazzi, ma proviamolo, dai. Naval barrage cost. Ecco, l'avevo letto. Erano questi. Erano questi. Naval ideas, ovviamente ce l'ha nessuno. Più 25% dei marines, landfall damage, più marinai. Perfetto. Facciamo la prima... No, ho sbagliato. Sono matto. Sono matto.
Sono matto. Ecco questo, mese attiva lo sconto delle idee. E allora mo posso cominciare a fare idee col prezzo scontato. Sono matto, ho sprecato un po' dei punti militari, vabbè. Missione. Posso rinnovare Oxford, grazie all'Innova Deepness. Va bene, due università arrivano, più tasse in due province, più institution in due province, meno 25% del governing cost in due province, 3 di Innova Deepness e arriva l'Oxford Symposium domani. Ok, quindi vediamo domani che succede. Più 5 le tasse per 5 anni e ci sarà un altro simposio tra 10 anni. Ah, ma che stai a dire? Magari arriva ogni volta? Magari arriva tipo bonus a stecca così? Mazza, interessante? 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 Ragazzi, si sogna con l'Inghilterra, mi piace? In più... Act of Union Debate, appena stiamo in pace si strilla. Tolleranza degli eretici, questa va bene. Vabbè, tanto queste se levano, mo che cambio... Mo che cambio cosa? Ecco, missionary strength, vabbè, tanto queste se levano. Ok. Interessante, interessante, sono molto contento. Mi piace assai. Knowledge sharing finito. Royal Canada. Chi mi dà più soldi? 0,65. 0,90. 0,20. 0,25. Ok, West Indian Company. In più posso fare un'altra idea. Tanto ragazzi, c'ho 4 anni avanti. Galle Combattability. Tiè. Tra un po' un'altra volta bonus ai marinai. Ok, senti, ma navi come stanno messi? In realtà le navi sono quasi al massimo, raga. Le navi sono quasi al massimo. So forte e invincibile. Forse ci devo mettere qualche cosa in più. Prestigio perso perché l'esploratore è un ubriacone. Zozillo ho vinto. Tiè. Niente, ho perso, c'ho il diplomatico. Qui si equalizzano, ma chi si equalizza? Ma vattene via, no? Ivory is sufficient, certo che Ivory is sufficient, va benissimo. Meo vince il gold? No, ok. L'Ivory mi piace, va bene così. Ok, 13 giorni, chi è questo? Oyo, ok, Oyo. Ne facciamo un claim sul banning e se ne va via, tiè. Andiamo a cacciare via Zozil. Mi dai pure i soldi. Oh, posso concentrare? Certo lo posso concentrare, ok. Ok, ma qua ce l'abbiamo fatto reclaim, eh? Così dire guerra servo alla colonia? No. Non si può fare. National decision, niente di che. Andiamo a vedere se può fare qualcosa di sexy qui. Ok, la voglio. Danimarca, ricordiamoci pure la Danimarca, tocca pistarla appena possibile. Zozil c'era un forte, quindi potete fare un altro forte, sì. I Jacktemal stanno rovinati, eh. Famo così. Quanto mi danno? Mi danno tutto, sì. Ok. Pure i soldi. Ok. Questo chi è? Ok, qui dovrei fare un po' di guerre proprio belle pesanti per il Messico. Ma come sta messo il Messico? Me odia, me ama? No, vabbè, le colonie me amano tutti. Cuban gli manca un altro po' di province per farmi il mercante. Il mercante di Cuba dove metto? Ok, Genè finalmente ha perso. Ok, quindi mo appena esce da qua gli facciamo una pace white, se famo dai soldi, qualcosa così. Quindi, 66% valeva sta cosa. E fammi pure transfer. Ok, va benissimo. Ok, va a Timbuktu. Sbrigati a esplorare Pacific, South America, South Indian Ocean, vai là. Ok, qui intanto c'è pure un trade center che ho fatto tatticamente lì.
No, qui ancora manca. Va bene, va bene. Guarda qua che casino che c'è sta, sì. Yakden. Ok, ho vinto. Qua devo andare a prendere queste due. Yakden se ne va. War Reparation, transfer. Me dai soldi. E intanto Jolof si è ripreso tutto. Un mercantone, il settimo. E questo chi è, scusami? Forse è il Messico. Forse è il Messico. Non ne ho idea, Garco. Ma questo che cos'è? È sempre Est America. Va bene. Senti, ma al mondo mando sto colonista in più. Mandiamolo qui se posso. No, non si può. In Congo, che sarà la prossima vittima. Ok. Intanto sto mercante qui ce l'ho. Qui in Timbuktu non mi serve. Qui c'ho tutto. Mare del Nord, Bordeaux, c'ho tutto quanto. Ok. Qui dovrei mandare Est America, tiè. Transfer, Est America. Va bene, questi hanno finito. Bisogna andare a prendere le ultime province. Ah sì, ma Teotitlan, mo stai a fare claim. No casus belli. E se riesco a tirare in mezzo Teotitlan... Di chi è alleato? Huastec. Fai una spia qua di corsa prima che perde la mia colonia. Se riesco a farli, facciamo un casino. Ok. Cuba intanto, ma quante colonie starà? Appena finisce questo forse passa a 10. Qua ce ne sta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scusa, ma allora ce l'ho già il mercante da Cuba? No. No, in realtà no. Qui pure tocca fare l'impiccio. Mi devo pia un bel po' di roba là. Taife, sì. Jolof penso che prendo tutto. Jolof gli facciamo un casino. Che cos'è qui? Ho monopolizzato il canale della manica. Ship trade power 20%, 10 di trade power sul mercante, 500 ducati. Quindi per un bel po' mi rimane sta roba. In più paghiamo gli ultimi due prestiti, quindi, con questi soldi. E quindi mo comincia un'altra volta la roba di commerciale. Qui si deve volare, finisco tutte le province che ho qua. E magari lo comincio pure a costruire a cosa? Poi i mercati. No, appena ho finito devo fare tutti i mercati. Quindi, Chactemal ormai ci siamo, eh. Con la religione anglicana si farmano soldi a stecca, quindi appena si potrà si vola ancora di più. Intanto si continua qui. Colonie, Banguela. Oh, intanto se stiamo pure sempre a fare tutto questo. E Banguela, penso che finisce prima che fa sta roba. E mi continua a beccare bonus allo sviluppo. Come vedete qua 6. Quindi in realtà mi sa che c'è Colony Development Cost solo 1 stavolta. No. No, voglio i Tudor. Vaffanculo. Sì, mi cambia dinastia dopo che stanno su Spagna e Portogallo, le dinastie 9. Cioè, e se addizi. Ok, Ashanti. Ashanti ci prepariamo a claim. E togli questo. Cioè. Senti, lo famo pure su Nupe. Build Spy Network. Incredibili sti porti, eh. Se pongo vince. Allora, che fa? Ma la stabilità? È gratis. Sì, 3 di stabilità. 3 di stabilità e si urla. Poi New Orleans dovrebbe finire in tempo la colonia. Con tutti i bonus ne competono. E qui ne stiamo a prendere due insieme. Quindi qua abbiamo quasi ammazzato gli indiani. Qui sta succedendo un casino proprio. Chactemal ancora non si rende? No.
Cioè, con la Danimarca, mamma mia le cose, mamma mia le cose, mamma mia le cose. Quindi la Danimarca la dovremmo pistare. Est Frisia, Switzerland e Verdun. Ok, quindi qua Danimarca. Dovrei prendere almeno due full state. Questi qua, Copenaghen. E questi, la fine di questi qua. Chissà quant'è aggressive expansion qui, soprattutto visto che siamo in Europa. Obiettivo principale ovviamente è prendere tutta sta roba qui. Questa è della Svezia, quindi non lo prenderemo mai. È Holstein, in realtà devo prendere l'Holstein prima che si inventano qualche guerra e glielo fregano. Quindi sì, se potrebbe pure far così, cacco. Vabbè, prima devo finire tutto questo impiccio che sto a fare comunque, 92% col Cactemal, ancora non si arrende. 86%. E intanto se stiamo quasi a preparare per salvare la colonia, non lo so se ce la faremo, però non penso che diventeranno vassalli questi. Soprattutto considerando che sono troppo grossi, probabilmente. I Pebon Scott, questi mi sai prendere in botte. Contro Abenaki, Pequot, Maliset. E questa. Tutti, tutti prendono le botte qua. Stiamo in concilio di reggenza. Stiamo in concilio di reggenza. È vero allora. Niente. Niente, ragazzi. Va bene, allora dai ragazzi, con questo io vi saluto, faccio un altro paio di mercati per migliorare la nostra economia. In Inghilterra abbiamo praticamente tutti, no, anzi i mercati, i workshop, in Inghilterra e nella zona nostra continentale abbiamo praticamente tutto e lo stiamo facendo anche in tutte le zone che stiamo colonizzando, che sono tutte buone. Poi si passa ai mercati, che insomma ne mancano veramente tanti e diventiamo il boss dei soldi, cacco, eh? Già 62 nel 1515, quindi vi saluto. 20 mesi e finisce la Age of Discovery e a presto!